Cari amici, ben ritrovati. L'alta pressione si sta impadronendo, anche se ancora in maniera graduale, di tutto il paese, assicurandosi a sabato condizioni di tempo buone e mite ovunque. Ma da domenica il flusso perturbato atlantico comincerà ad inserirsi debolmente sul settentrione, spingendo aria umida anche sulle regioni centrali. Nella prossima settimana il tempo poi tenderà a peggiorare, particolarmente sul settentrione e sulla Toscana, con deboli piogge, ma sarà nella giornata di mercoledì che il flusso perturbato atlantico penetrerà in modo più netto sul settentrione, dando vita ad un peggioramento più marcato che giovedì potrebbe estendersi anche al resto del paese. La giornata odierna vede ancora un tempo bello e stabile su tutto il paese, salvo modesti passaggi stratiformi al nord e residui annuvolamenti all'estremo sud. Sulla nostra provincia poco nuvoloso. Le temperature si porteranno ai 25 gradi diurni e 20 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord e nord-ovest ed il mare nello stretto di Messina sarà mosso. Sul versante tirrenico piogge alternata a schiarite, le temperature si porteranno a 22 gradi diurni con minime di 21 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord e nord-ovest ed il mar Tirreno sarà mosso. Sul versante ionico nubi sparse, le temperature si porteranno a 23 gradi diurni con minime di 18 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord e nord-ovest ed il mar Ionio sarà tra il poco mosso ed il mosso. Nella giornata di venerdì 18 ottobre tempo simile, con temperature senza grandi variazioni. Sulla nostra provincia nuvolosità innocua, le temperature si porteranno a 25 gradi diurni e 16 nella notte, venti assenti e mari poco mossi. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.